Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di On Trip, bentornati in un nuovo episodio di Elden Ring. Siamo ancora qua con il nostro Gomez Adam, per andare avanti con la nostra avventura. E qua, ragazzi, sono nella zona promemoria delle crisalidi. Che cazzo è? Sono nella zona dove c'erano i cagnoloni che eravamo morti l'ultima volta. E aspettate un attimo che ho trovato qualcosa di interessante, secondo me. Promemoria delle crisalidi, un oggetto chiave. Ah no, perché sono su creazione, cacchio. Qua. Dove sarebbe? Eccolo qua. Ermaglio avvolto in un drappo di velluto rosso e quindi... Promemoria della statua delle crisalidi sacrificate in nome degli innesti. Un fermaglio avvolto in un drappo di velluto rosso in cui si intravedono macchie di sangue. Spiriti evanescenti cercano di trasmettere un messaggio, ma nessuno può sentire la loro voce. Non ho capito che cavolo... Vabbè. Ragazzi, comunque andiamo avanti. E niente, nel frattempo mi raccomando, voi ricordatevi di commentare, di condividere il video sui social, insomma, fare qualcosa per rendere questa serie più longeva possibile. Quindi oh cazzo, giusto, abbiamo un problema qui. Scusate, però io faccio una corsa qua. Ammazza che ammazza, però. E non ho neanche più magia, sono arrivato qua senza magix. Vattene. Ah, scusate. Pietra forneggiatura. Qua dietro... Questa è una statua di... Esamina. Usare la chiave della spada di pietra? No, perché in realtà so che qua dietro non si va da nessuna parte. Che cazzo la uso a fare? Cioè, qua dietro mi togli la nebbia, però... Sappiamo dove si va. Si va sul coso. Sul balconcino dove c'era il tizio che abbiamo accoppato. Che non so neanche se abbiamo accoppato adesso. Quindi l'unica strada è questa. Ma io voglio vedere che cazzarola c'è qua. E là c'è un oggettino, però questo qua come lo faccio ad ammazzarlo, cioè? L'unica è poter tirare... Mazza, ci vuole una settimana. Ci vuole una settimana e mezza, secondo me. Quindi... io devo lanciare qualcosa questo, per forza. Non posso fare la creazione oggetti, scusate. Qual è il problema del non possibile fare la creazione oggetti? Prima si poteva. Ah, scusate. Forse qua? Non posso più. Che sono aggrato, forse. Disagrami, bastardo. Culo. Mi ha disaggrato. E sì. Ok, tanta roba le frecce, ma... Merda. Non ho le fiaschette, che cazzo. Io credo di stare al sicuro qua. Però, come potete ben capire... Merda. Vieni qua. Oh. Che c'è? Ok. Immaginavo.
Mi becca anche attraverso il muro da quel che vedo. Non ce la farò mai. Queste per carità funzionano, ma... Ehi. Pure. Ma 19 danni alla volta io come cazzo non la faccio, scusatemi. Ma vaffanculo. Ma... Avanti grazia? Vabbè, allora, scusate. No, come grazia più avanti, momento. Che sia l'ascensore quello che porta a quella specie di falò? Sì! Yes! Fermi tutti, abbiamo la shortcut prepotente. Ok. Non c'è bisogno di ammazzarlo quello. Cioè, sì, c'è bisogno di ammazzarlo, però facciamo così. 2600 anime. Echi. Cioè, scusatemi. Tanto, prima di perderle, volendo. Ah, un nuovo livello. Minchia, nuovo livello. Scherzavo, niente nuovo livello. Nuovo livello, non diciamo cazzate. Vai. Vabbè. Ma che cazzo miri? Mira questo. Mm. 96 gli faccio. Però dai, così sono sicuro. Ho capito che è un po' da codardi, però mi sembra grosso, cattivo, incazzato quel coso. Quindi... Scompare. Colonna. Ah no. Scusa. La salute. La spammo. Se lei continua a stare lì. Per me, guarda, va, spero che sia unico sto nemico, che non vada... Così potrebbe comparire... Di grazia. Io vedo che la sua lama passa attraverso il muro. E infatti, sì. Yes. Scusate, però questo non mi fidavo. A parte il fatto, ragazzi, che muoio con due colpi, barra tre, ma spesso due. Quindi, boli tampone. È un materiale da creazione, ok, giusto. Oh, forse no. No. È un consumabile. Ah, riduce il sanguinamento. Cazzo. Pure qui il tampone, porca puttana. Ascia degli altopiani. Oh, finalmente qualcosa. Cioè, stiamo trovando qualcosa di interessante. Ascia degli altopiani. No, le asce sono tutte qua, credo. Richiede forza 12, eh. Qua c'è un dipinto. Spero che non sia un dipinto. È qualcosa di familiare, eh. Il dipinto. No. Capito un cazzo tu. Che comunque, a parte il fatto... Ah, lacrima.
cazzo? Vabbè, vaffanculo. No, scusate, però. Carne pregiata. Questo è un ingrediente. Ok. Altro? Sembrerebbe di no. Sti cazzarolo di messaggi confondono un po' le idee qua. Piuma di falco tempesta, piuma di falco tempesta. Ah, vabbè, io in realtà questo l'avevo già ammazzato, eh. Porca mignotta. L'avevo già accoppato questo. In realtà, perché sono andato dall'altro lato ad accopparlo. Torniamo indietro, vero? Sto cazzo. Oh! Attaccalo, bastardo. Mi ha ridato la fiamma. No. Manco per la ceppa mi ha ridato la... Corazza da esule. Qua siamo, mamma mia, gente impiccata così. Cioè, che cazzo. Niente, qua siamo tornati al punto dove eravamo prima. Io mi sono buttato lì sotto. Però... sapevo che il tizio qua potevo copparlo in un altro modo. Lo so. No, che cazzo la fai? Non mi ricordo più come. Quello è il problema. E qui? Dove si va qua? Attenzione a sinistra. Sinistra ha detto. Oh cazzo. Meno male che è un pirla quello lì. Io sono più pirla di lui, tra l'altro, perché ha detto sinistra, ovviamente. Allora, e là c'è qualcosa. La freccia. Vabbè, la freccia, dai. Mi butto giù. Cazzo, si esce. Io sono entrato da qua. Aspetta un attimo, ragazzi, perché non mi raccapezzolo più per niente. Ok. Io sono entrato da qua. E esco da qua. Va bene. E cioè, questo posto è veramente enorme. Quindi là c'è la porta. Dovevamo per forza batterlo quello. Quindi qua è dove abbiamo trovato la nebbia. È ok. Ma io vorrei salire lassù. Non per niente, però. Qui c'è l'ascensore. E qui c'è il posto dove c'erano i cani, giusto? Cazzo, ci sono ancora i cani, giustamente. Aspetta, no, 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 no. Lasciali lì i cani, che cazzo te ne frega. Allora, secondo me l'unica... per tornare in quel posto là, ma non ci sono delle altre vie, vero? No, quella era l'unica. Ok. Secondo me l'unica è salire qua sopra. E ci si potrebbe anche rifare tutto... no, qua non... vabbè, vaffanculo. No. E dov'è la porta? Scusate. Fammi vede. Eh sì che mi vede. C'ho la torcia accesa. Ti puoi continuare la tua pascolata in giro, per favore? Ok. E devo raggiungere una porta. Aspetta. Perché lì c'è anche il forziere, un momento.
Fanculo. Oddio. No, perché non ci tengo a far fuori questo con la alabarda. Vattene, 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 vattene. Ok, stai a posto, sta tutto parato. Yes. Per fare fuori questo con la alabarda si fa così. Che Cristo. Scusate, eh. E mo si fa così. Allora. Venga, venga lei. Dove sta? Salve. Mo lui rimane imbambolato lì. Ecco fatto. E ora siamo a posto. Tranquilli e beati, vedete. Corazza da cavaliere esule modificata. Sì. Pesa una fracca. 16 contro gli 11. Vabbè. Velo mimetico. Ah, scusate, volevo saltare sul tavolo. Velo mimetico. Ovviamente noi il velo mimetico adesso andiamo a vedere che cazzo è. Non è un talismano, quindi sarà una consumabile. Sì. Consuma PA per trasfigurare l'esecutore in oggetto nel... Vabbè. Credo sia più utile al PvP che altro. Ok, raga, cioè, io penso che in questo preciso istante dobbiamo solamente procedere per di là. Anche se tornare al falò non sarebbe male, perché io qua ho 5.000 anime. E... rune. Oh, non mi... Ragazzi, dirò anime. Cioè, non mi viene in mente rune. Proprio non mi entra in testa. Quindi... sì. Poi, come sempre, ragazzi, vi ricordo... like, condivisioni. Voglio vedere anche se rinasce il tizio, però non mi ricordo la strada per tornare indietro. Allora, dovrebbe essere... che quella è la porta. Va bene. Qua abbiamo incontrato il tizio. Sì, portate pazienza, perché nel mio senso dell'orientamento è pari a quello del... Qua c'è l'ascensore, giusto? Ok. Speriamo che non rinasca sto tizio. Tanto comunque quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Gli oggetti li abbiamo presi. Il livello adesso me lo vado a fare. No, scusatemi, eh. Che devo assolutamente fare fuori questi che mi ammazzano sempre. Vedrete io, ma perché cazzo l'hai ammazzato? Così. Perché, cioè, lui mi ha ammazzato talmente tante volte che io non potevo fare nemmeno di non sprecare questo poco di mana che mi restava per lasciarlo in vita. Quindi, nuovo livello. È uno, ok. Dove lo metto? Dove lo metto? Dove lo metto? Siamo a livello 23. Intelligenza penso che basta. Anche perché la magia come, cioè, aumenta veramente di pochissimo. Vitalità aumenta, ok. Ma anche la mente qua aumenta i PA. Aumenta i PA. E però un po' più di vigore non mi farebbe schifo. Allora, cos'è che... qual è il mio problema? Il mio problema è... che mi stunnano e rimango imbambolato. Quindi a me serve più che altro aumentare il parametro stabilità. E con i livelli non ne vengo a capo. No, la stabilità è solo per l'armatura. Quindi
Che cos'è che mi dà... Scusatemi, raga, non mi ricordo più. Che cos'è che mi dà velocità di cast? Destrezza? Sì. Andiamo di un punto di destrezza. Ops. Sì, andiamo di destrezza. Poi devo aumentare sta cazzo di vitalità, raga, scusatemi, ma... Ah, ok. Sbagliavo semplicemente tasto. Allora, a meno che... ma sono tanti, eh. Undici... Con 5 ne faccio 1000. Perdonatemi. Questo invece 3 1200. Usiamole, cioè. Quando queste le trovo in giro. E mi serve, scusate. 3, 9. Quanto mi dà questo? Insomma. Allora, riposa. Nuovo livello, vitalità. Più di vita non fa mai male. Ok, ho ancora sta cazzo di torcia in mano, ma vabbè, teniamocela. Ho anche quelle spade da conficcare nella statua, però non le sprecherei qua. Ma vorrei portarmele a livello principale, quello dove abbiamo fatto il tutorial. C'era una cosa da conficcare, va? Nelle statue, però prima ne avevo una, mi diceva che non era sufficiente. Adesso ne ho due. Cos'è che devo fare per equipaggiare quel cazzo di scudo? Cosa mi serve per equipaggiare sto scudo qua d'ottone? Forza 16. Ho 6 livelli, Cristo. Serve uno scudo che mi protegga al 100% dai danni. E non lo trovo. Questo è l'unico. E poi ha impatto, cioè... Non è male. Questo fa veramente schifo. Oddio. Mi caga il fuoco. Momento. Ma fammi cambiare un attimo prima, no? Oh, sono veramente tanti qua. Cioè, come cazzo fa? No, ma porca miseria, guarda che faccia che c'è, porcaccia la miseria, guarda come sta incazzoso. Dov'è? Guarda qua. Dei puntini qua che... Morticia. Allora. Vabbè, intanto questo non rinasce se c'è la bella cosa. Ai. Oh cazzo.
se sei solo tu, va bene. Cioè, quello fischiato per altri è un po' un casino. Vai, casta sta roba. Perché non casti? Ah, ecco perché. Cioè, ha ragione lui. Uno alla volta, please. Ok, mi metto qua un attimo, vediamo se sono sicuro qua. Sono sicuro qua. No. No! Cazzo, vai. Poi porcaccia la miseria. È un po' figli di zoccola, eh. Lasciamo ad ammazzarlo questo così. Para. Ok, non so come ho fatto, ma qualcosa ho fatto. Questi guarda qua che mi tirano le micette, Cristo. No, voi. Mamma mia, che rottura di cazzo questi, oh. Vabbè, anche se abbiamo scambiato un po' di colpi, chi se ne frega. Adesso ti ci metti, dai. Culo. Merda. Ok. Forse la zona è un po' ripulita, eh. Un'aurea, ok. Mazza, mica ti avevo visto. Ma che cazzo fai? Togli sta cosa. Oh, c'era un altro qua. Ma che stai fuori? Ma stai scemo. Proprio stai come i balconi. Vabbè. Fall'ardente, fungo, grasso magico, runa aurea. Quindi secondo me si rompono prima o poi come il carretto là. No? Che tristitudine. Si spacca, si spacca. Certo, già una settimana e mezza, ma si rompono.
Ci ho fatto caso adesso. Io qua potevo anche evocare. Merda. Vabbè. Mica l'avevo capito che potevo evocare qua. Evochiamo. Visto che se può. Ok, e il ciccione adesso lo facciamo. Madonna. Dovresti evitare di stare... Ok. Cosa nascondevi qui? Cosa? C'è qualcosa qua dentro. Vabbè, sarà di scena, spero. No, i lupi! I lupi, aspetta, 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 lupi, prima che scomparite del tutto, che lì non si può evocare. Vorrei portarvi a fare fuori anche un altro tizio. Dove fosse possibile. Ok. Un'aurea. Ah, ma qua c'era. I lupi sono ancora con me, sì. Cucri. Cagnolotti, cagnolotti. Merda. No! Che tra l'altro è morto. Ok, sono tornato di nuovo qui. Ce l'ho messo come primo, ovviamente. Non c'è proprio speranza. Però qua c'è un oggettino. Magari vediamo di riuscire a prenderlo. Se questo non è troppo incazzoso. E invece. Fermi tutti. Ce l'ho fatta, ovviamente ho perso tutto. E frecce incendiarie, ok. Sarebbero utilissime. Però l'arco. Ok, la freccia incendiaria va bene, ma l'arco. Merda. Questi restassero fottutamente dead. Fammi vedere se da qua ci siamo arrivati. Yes. Usciti da qua. Io sono entrato lì su. E l'unica cosa sarebbe riuscire a far fuori quello là. Sarebbe un'altra gran cosa. Qua cosa cazzo c'è? Eh? Ha un aspetto familiare. Che si tratti di porta. No. È tipo il mondo dipinto di Ariamis.
È tipo il mondo dipinto di Ariamis, quello. Esamino, esamino, esamino. No. Dipinto profezia. Ok, il dipinto profezia fatto. Voglio andare a prendere quegli oggetti là, ma c'è il cristone da coppare. Qua. Gran scudo di legno. È di legno però magari. Non posso neanche portare. Facciamo così. Ah, no, è qua. Scusate. Sì, ma cioè tutto bello e carino, ma cioè non... E qui? Vabbè, scusate, qua sono morto prima. Ho decisamente... Dai, ci mancano solo i topi, dai! No, 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 mi spaccano il culo i topi, lo so. Lo so, lo so, lo so che mi spaccano il culo. Ok. Io sono convintissimo di questa cosa. Altro? No. Che cazzarola c'è qua? Ma perché non mi riempie più le fiasche? Fegato essiccato ignifugo. E qua c'è da mettere un'altra... Mazza però. Non ci vengo a far niente qua. C'è da mettere questa, però, boh. Che facciamo? La usiamo, raga. Quante ne abbiamo noi di quelli affari lì? Non lo so. Due. No. Ho sprecato solo della gran... del gran mana per venire qua. Sono morto per i topi, no? Sì. E lo dicevo che era cattivi. Tra l'altro guarda come era messo bene lui. Come armamenti e robe varie. Allora. Là non ci possiamo andare adesso. Ma quello è l'ingresso, raga. Cioè, secondo me... Non ha molto senso affrontare l'ingresso. Anche perché i cagnoloni non li abbiamo più. Corro!
Non è stata una grande idea. Allora, vediamo un po'. No, di qua. Scusa, ho sbagliato. Ma neanche di qua. Aspetta, dov'è? Ah, là dove c'è il giga, aspetta. Aspetta un attimo. Ok. Io vado qui, Non so neanche se fermarmi oppure no. Ma credo che... Vado. Aspettate. Momento. Sul serio? Scusi, signorina. Cazzo. Non è che mi potrebbe dare un aiutino? No, signorina. No, Cioè, lei rimanga lì, tranquilla. Quello ha combattuto con onore e va bene. O vado a farmare... O se no, sapete che vi dico, sti cazzi. L'unica cosa che mi è venuta in mente era che qua c'era... Forse si poteva saltare lì. Proviamoci. Tanto a sto punto... Ci si arriva? Per arrivarci ci si arriva. Oh. Dove sei? Io di mula. Dai, oh. Non facciamo scherzi, Olè. Sarà tosto anche, Cazzo devi recuperare. Quindi qua che c'è se quello era così tosto? Ma vai a cagare. Ma andate a cagare, va. Lì c'è quello. Che poi non so se quello... Sì, forse è una nuova zona quella. Grazie, molto gentile. Fai attenzione a uccello. Questa sarà una cosa, ragazzi, professional, guardate. Non mi verrà mai. No! Madonna, quasi. Questo deve essere uno di quelli... che devo mettere la spada qua, ok. Cioè... Ah, ok. Dicevo come, sono obbligato a metterla. Ho capito dove sono. Sono nel posto più infame del mondo. C'è problema, ci risaltiamo la raga. Un momento. Poi volevo... Poi volevo... Vedere anche qui se c'era la possibilità qua di fare qualcosa. Perché qua c'è un tizio. Che ovviamente non riusciamo ad accopparlo da qua, ma lo copiamo così. Non so se sia meglio l'uno o l'altro. Cioè, inculata incredibile o fregatura da panico. Allora, come caccia...
Oh. Era ora che facessi qualcosa di decente, no? E siamo morti. Perché io non ho più vita per pararmi. Non è che molli il colpo? Mollami il colpo. Mollami il colpo, mollami il colpo, mollami il colpo. No! Salta! Niente. E siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui. E quindi ragazzi qua dobbiamo passare per forza. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima. Ricordatevi like, commenti, condivisioni, raga. E niente, dall'entrip è tutto. Ci vediamo alla prossima. Credo che la prossima faremo un po' di exploration per la mappa, perché da qua non è possibile passare, secondo me. Secondo me non ce la farò mai. Ho poche fiasche e me ne serve almeno una in più. Quindi ci guarderemo. Ciao, ragazzi.